ci eravamo lasciati così lo scorso anno. Per il terzo anno siamo in India, nella casa delle 40 bambine di Barasat che abbiamo ritrovato fresca di pittura. Siamo ad un'ora da Calcutta, un'ora quando c'è traffico, cioè sempre. Abbiamo deciso di continuare a raccontare le loro storie e di non finire nemmeno questa volta. Le bambine di Calcutta crescono e alcune di loro sono in questa casa da 10 anni, da quando le suore della provvidenza l'hanno fondata. Le loro storie sono cominciate sulle strade di Calcutta, attorno alla stazione di Calcutta, dove le suore di Madre Teresa le hanno raccolte. Alcune sono orfane, altre hanno un genitore, a volte anche tutti e due, ma non in grado di seguirle. Non solo perché poveri, estremamente poveri, ma perché prostituzione, alcolismo, violenze hanno segnato i primi mesi, anni di vita delle bambine, non solo denutrite. Siamo quasi alla fine dell'anno scolastico in India, che arriva prima del nostro, dei mesi estivi delle grandi piogge. Ed ecco Rahima e Silpa, due tra le più grandi, a cui abbiamo subito affidato una camerina. Hanno lavorato anche loro a questo racconto, girando anche in ore della giornata in cui noi non c'eravamo. Good morning, Payal. E in luoghi della casa in cui noi non siamo entrati. This is our bedroom. This is our bathroom. Haddi ki bol. This is our bathroom. Our. This is our bathroom. Per la cronaca, Rahima è di famiglia musulmana e Silpa cattolica. Ma, come vedremo, in questa casa le differenze sono altre. Ad esempio, questa volta abbiamo cercato di capire il rapporto delle bambine e delle ragazze con chi ha dato loro la vita e quello con chi le sta accompagnando nella loro crescita. Alle radici di onora il padre e la madre. Questa casa è un luogo che può insegnarci molto su questo comandamento che riguarda tutti noi, anche quelli più fortunati. Bye bye! Bye bye. Ecco Sonia allora. Dieci anni. Quando siamo venuti nella casa, quasi un anno fa, aveva la mamma. Ora non c'è più. Sua mamma che restava nella strada di Calcutta, sotto ponte. Allora
anche lei sempre stava con suo il fratello di Sonia, che è un po' ha avuto un incidente. Una volta soltanto lei è andata a casa l'anno scorso, altrimenti sempre lei diceva: io non vado a casa. Lei non è andata a casa mai. Lei veniva, detto a me, nel giorno di Natale io vengo per trovare Sonia. Allora io ho pensato, nel giorno di Natale, 25, pensato, io ho anche detto la mamma di Sonia anche viene per pranzo. Allora io ho pensato, perché lei non è venuta? Dopo una settimana soltanto abbiamo saputo che quel giorno che suo fratello ha ucciso sua mamma. Il fratello di Sonia chiedeva continuamente denaro alla madre. Un giorno, a dicembre, ha ucciso la madre, strangolandola. La notizia è arrivata a Sonia, che aspettava sua madre per il pranzo di Natale. Quando lei ha saputo, ma lui è rimasto così, un sorriso così, no? Come un sorriso così? Non ha reagito niente. Abbiamo detto, se lei vuole piangere, piangendo, no? Che va quella reazione, anche quel dolore, no? Lei è andata direttamente alle ragazze di grande. È andata, ha detto, mia mamma è morta, e pianto là. Davanti alle ragazze, lei ha pianto, un'ora così lei ha pianto. Quel momento le ragazze venute a chiamarci, ha detto, Sonia sta piangendo. Allora abbiamo detto, lascia piangere. Le tornava in mente tutto. Poi ha ceduto. Mi ha detto, la notte scorsa sono scoppiata a piangere perché ripensavo a tutte le cose che sono successe con mia madre. La cosa più emozionante è che ha visto in sogno proprio suo fratello. Shipra, la psicologa della casa, è figura fondamentale per la formazione, l'informazione che le bambine ricevono oltre la cura amorevole delle suore. L'avevamo incontrata lo scorso anno. Oggi Shipra è arrivata per la prima volta in 5 anni vestita all'occidentale con i blue jeans. I came on 9th last Sunday. Settimana scorsa le ragazze mi hanno chiesto di mettermi i jeans. I always wear churidar. Io indosso sempre vestiti tradizionali indiani. Gli ho chiesto perché mi volete vedere con i jeans. Non vi piace come mi vesto? Loro hanno detto, certo, a noi piacciono i vestiti indiani, ma non ti abbiamo mai vista con i jeans, all'occidentale. Perché non li metti? Che problema c'è? La prossima volta che vieni, metti i jeans. Per questo, oggi è la prima volta in 5 anni che mi vesto così, su loro richiesta. Quando oggi sono arrivata, mi hanno detto, non ti riconosciamo, stai bene. Le suore mi hanno detto di non vestirmi così, se no anche le ragazze vogliono i jeans. Le suore erano in shock. Come ti sei vestita? Non ti riconosciamo. Me lo hanno chiesto le ragazze e quindi dovevo farlo. Persino mio marito mi ha detto, vai vestita così alla casa delle bambine. Perché? Lo faccio per loro. Le ragazze più grandi aspettano la psicologa ogni settimana con una gran voglia di confidarsi, di sapere. Shipra è la loro finestra sul mondo. Con lei parlano di cose che non oserebbero chiedere alle suore. Parlare di sesso in India è un tabù. Non se ne può parlare apertamente, soprattutto con i bambini. Ma qua, con le ragazze, devo farlo. Non so se lo farei con mia figlia quando avrà 14 anni.
Because that's very attractive. È un argomento che le attira molto, come la televisione e il computer. Like television, like computer, that's like sex. Vogliono saperne di più perché è parte della vita di oggi. In un modo o nell'altro, prima o poi lo scopriranno. E quando sei un adolescente, automaticamente queste domande vengono fuori, nel tuo cuore e nella tua mente. Perché il tuo corpo sta cambiando? Come nascono i bambini? E molte altre domande. Per cui ne parliamo. Loro fanno domande e io non rispondo singolarmente, ma ne parliamo in gruppo. Ad esempio, l'ultima volta abbiamo parlato degli effetti della gravidanza tra le minorenni, che in India è un problema. Se rimani incinta a 14 o 15 anni, che impatto ha sulla tua vita? Quali problemi di salute può causare a una ragazza? Abbiamo parlato a lungo di tutti gli aspetti, biologico, sociale, psicologico, materiale, tutti gli aspetti. Erano confuse su molte cose, ma le abbiamo chiarite durante la conversazione che abbiamo avuto. E questo è buono. Quando ne parli apertamente, l'attrazione diminuisce e si creano difese fondate sulla conoscenza. Con 40 piccole donne, i compleanni nella casa sono feste che si rinnovano spesso, ma quando si compiono i 18 anni, allora quello è un giorno speciale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E oggi per Silpa, una delle nostre aiutanti operatrici, sono arrivati i genitori. Suo padre ha avuto a lungo problemi di alcolismo che sembrano superati. Silpa è contenta di averli qua. Io sono stata molto contenta quando ho saputo che i miei genitori sarebbero venuti, perché qui alla Casa della Provvidenza siamo tante. E viviamo tutte insieme e sono felice di vedere i miei qualche volta. Shilpa lei è venuta qui in Providence Home nel 2009. Lei è portata da nostra sora, Soros. Suo papà era un ubriaco, non prendeva cura della famiglia, anche non piaceva questa ragazzina Shilpa, perché una cosa che in India loro non piacciono le ragazze, era prima una ragazza, dopo ancora una ragazza, ha avuto un'altra ragazza, una bambina. Allora suo papà non piaceva. Voleva un maschio? Sì, un maschio. Per quello che una volta lui ha preso questa Shilpa e buttato per terra, fuori. Allora per quel momento in poi no, lei non piaceva ai genitori, tutte e due. Allora lei è venuta qui e mai andava a casa sua. Tu non vai a casa, perché tu non vai a casa nella vacanza? E lei ha detto, io non mi piace i miei genitori, io non vado a casa mia. Behind this thing that they don't want to go. Le ragioni per cui non vogliono tornare a casa loro, anche se solo per un breve periodo, sono cinque. Primo, non si sentono sicure. Qui è un ambiente protetto, si sentono tranquille. E casa loro, possono andare dove vogliono qua dentro, mangiano bene, si possono lavare. Qua sono proprio a loro agio, esattamente il contrario di quello che provano quando tornano dai loro parenti. In secondo luogo, non vogliono essere un peso per le loro famiglie, anche solo per quei 10 giorni all'anno in cui li vanno a trovare, perché sanno di essere una bocca in più da sfamare. E soprattutto le ragazze più grandi sanno che i loro genitori non hanno soldi. Quindi, perché farli spendere di più? Terzo, hanno un peso nel profondo del cuore. Perché andare dai genitori per 10 giorni e dare loro la sensazione che tutto sia a posto, mentre hanno abbandonato la loro figlia da piccola? Adesso noi abbiamo 7-8 bambini, dicono, io non vado.
anche forse loro hanno piccole, io non lo so perché loro fanno, perché hanno la paura di, forse la mamma arrabbia con loro, forse mandano per, how to say, begging, for begging, no? Per chiedere le mosse. Mosse, per chiedere le mosse, per questo, forse hanno avuto un'esperienza brutta nella casa, forse, per questo loro non vogliono andare. Fourth thing. La quarta cosa è che a volte, quando vanno, non vogliono più tornare qui, ma sono costrette a tornare. Non vogliono tornare e provano a dire, per favore, fammi rimanere. Vi siete occupati di me per 10 giorni. Non mangerò molto, non chiederò vestiti nuovi, non vorrò andare in una buona scuola. Fammi solo rimanere qua. Ma i genitori non lo permettono e le costringono a tornare, ricreando quei turbamenti legati all'abbandono che si ripetono ad ogni arrivo e partenza, l'incontro e poi la separazione. E allora le bambine si chiedono, perché farci andare per poi ritornare qua? Non andiamo e basta. Quando loro crescono, loro riescono a capire la loro vita, anche qual è la pericolosa. Anche noi educhiamo tutto questo, lo raccontiamo, se queste sono le situazioni. So, noi non possiamo tenere sempre con noi. Voi dovrete confrontare questa situazione. Come nel caso di Sipa, ci sono bambine che hanno i due genitori e le suore ci provano sempre a tenere il filo di un rapporto con loro. Abbiamo seguito Singhita e Maya, tutte e due di 12 anni, in visita alle loro madri, vicine di casa. Troviamo la madre di Singhita, quella di Maya è fuori a lavorare. Le due ragazze si sono vestite per l'occasione, ci tenevano a farsi vedere al meglio. La quinta ragione per cui non vogliono tornare a casa loro è la più importante. Si chiedono, perché le nostre famiglie ci vogliono solo per 10 giorni? E perché le suore ci fanno andare? Quindi hanno due domande separate. Alle famiglie dicono, dal momento che ci avete abbandonate, perché ci volete qua? E alle suore dicono, visto che siamo cresciute con voi, perché ci fate tornare dove eravamo? Questa è solo una questione di forma. Quindi questo è quello che passa per la loro testa e nel loro cuore. Sembra facile parlare di queste cose, ma se andiamo nel profondo dei loro sentimenti è molto difficile. Perché questo non è un albergo, è la loro casa. Quando ti viene detto che questa è casa tua, ma poi devi andare via per 10 giorni, stare con la tua famiglia e poi tornare, allora è come se fosse un albergo. Inoltre, molte di loro non hanno i genitori e quelle che hanno qualcuno si sentono in colpa e dicono, noi abbiamo i genitori e li andiamo a trovare, ma alcune mie amiche sono senza famiglia, con una situazione diversa dalla mia. E non hanno nessuno da cui andare. Loro restano qui, quindi anche io voglio rimanere qua.
She's staying back. So for her, I also want to stay back. Per capirci di più sulla storia delle ragazze e il loro rapporto con i genitori, siamo andati nella prima casa aperta dalle Suore della Provvidenza 22 anni fa nel cuore di Calcutta. Ci eravamo già stati l'anno scorso, bambine, ma non avevamo incontrato Suor Rose, che è stata tra le prime con Suor Anni ad andare fuori dalla stazione di Calcutta a raccogliere le bambine di 3-4 anni abbandonate a se stesse. Suor Rose conosce tutte le ragazze più grandi della casa di Barasat. Poi Suor Rose ci racconta una storia che va dritta al centro del problema della genitorialità delle bambine. Alle volte le bambine vengono in una situazione, quando sono bambine, la mamma portano qua. Ma la mamma, quando si lavorano come un lavoro, come prostitution. Non lo so io cosa è successo, io ho avuto un'esperienza così. Una bambina è stata qua, alle 5 anni lei è venuta qua, la mamma è portata. Come io sono andata a incontrare, con lei ho parlato, dopo la mamma ha portato qua. Allora questa bambina, quando è cresciuta, io sapevo che la sua mamma abitava nella stazione, non è una casa, proprio nella stazione. Io sapevo quel tempo per mandare questa bambina come adolescente è un po' pericoloso. Sapevo questo, anche io sapevo la sua mamma quale lavoro sta facendo. Per questo io ho detto alla sua bambina non vai alla casa, ma quando la sua mamma è venuta lei voleva andare, anche la sua mamma voleva portare. Io ero sicura quando lei se una volta va mai ritorna più, ero sicura. Allora abbiamo fatto un po', non ne abbiamo litigato, ma un po' di così, parlato. Lei mi diceva, tu non dai la mia figlia, io sono la mamma. Io ho detto, sì, io conosco, io so tu eri la mamma, ma tu eri la mamma. Ma anche io ero stata la mamma dal 5 anni, dal 13 anni, io sono aiutata da questa bambina per aiutare. Io ho detto a lei, se tu vuoi portare la bambina, vieni la prossima settimana. Aspettavo. E se la sua mamma verrà la prossima settimana, io ti manderò, io ho detto. Invece la sua mamma non è ritornata. Shipra però ci dice che il nodo dei genitori non può essere semplicemente rimosso. Any mother, be she is in any profession. Tutte le mamme, qualsiasi sia la loro professione, amano la propria figlia, la propria bambina. Se una mamma ha dovuto allontanare la propria figlia, ci deve essere stata una ragione molto grave e dolorosa che l'ha costretta a mandarla via. Essere una prostituta non è un crimine, non è un peccato, ma è visto come una condizione degradante. Agli occhi della società è un lavoro imbarazzante e quindi anche le bambine sono convinte che sia una cosa molto brutta. Di conseguenza, pensano che la loro madre sia una cattiva madre, una cattiva persona, un cattivo essere umano. Allora, meglio sarà la larga da lei. Ma questo non è giusto. Alla loro età, non capiscono la situazione in cui era la loro madre quando le ha mandate qui. Ma un giorno, quando cresceranno e saranno abbastanza grandi per capire, non avranno più rispetto per la loro madre. Avranno quel ricordo in mente che la madre vendeva il proprio corpo. Mia madre era una prostituta, una donna cattiva, e non voglio né parlare di lei né pensare a lei. Nessuna donna farebbe la prostituta spontaneamente. Non è un lavoro facile o prestigioso. Le motivazioni hanno a che fare con crisi economiche, familiari, mancanza di educazione e molte altre cose. L'unica cosa
che dico loro è: rispetta tua madre, a prescindere dal lavoro o dalle cose che fa, rispetta tua madre. Senza di lei, tu non saresti al mondo. Se ami te stessa, se ami la tua vita, rispetta tua madre. If you love yourself, if you love your existence, respect your mother. Le figure dei genitori delle bambine sono a volte pallide o inesistenti e hanno delegato alle suore un ruolo difficile da sostenere. In molti casi i genitori provano a rimettersi in piedi per ripresentarsi alle figlie. E così abbiamo visto arrivare il padre di Sukla. In altri casi, come ci racconta Suor Anni, di nuovo le suore affermano il loro diritto a difendere le bambine. Oggi è sempre un ragazzo venuto di Sonaili. Proprio lui non è di parenti, ma io non conosco tanto, uno, due, tre volte lui è venuto. Lui è venuto e ha chiesto, io porto lei a casa. Sua mamma ha detto di mandarla a casa, perché sua mamma è malata. Io ho detto, io non posso mandarla, perché lei non mi ha telefonato, sua mamma non ha telefonato che dicendo lei è malata. Allora perché tu porti via? Allora lui ha detto, io porto lei al negozio per comprare qualcosa. Questo ha detto va bene, allora io anche vengo, gli ho detto. Allora sono andata con il ragazzo, anche con la bambina, sono anche andata nel negozio, ho comprato tutte le cose che lei vuole e tornata a casa. Dopo gli ho detto, io non mando la ragazza a casa, finché sua mamma che viene a dire, altrimenti telefonerà. Abbiamo conosciuto Suor Lucy nel corso delle nostre visite alla casa di Barasat negli anni scorsi. Bello tutto! Lei è un punto di riferimento fondamentale per le bambine. Questa volta l'abbiamo trovata in Kerala, lo stato del profondo sud con la più larga popolazione cattolica di tutta l'India. Sono venuta perché mi ha dato un altro impegno per andare per l'occasione, promozione per l'occasione. Allora mi ha mandato diverse parrocchie in sud dell'India. Allora io sono stata diverse, due o tre stati, quella una in Kerala e poi in Tamil Nadu e Karnataka, per trovare qualche ragazza che desiderano per rientrare nella nostra congregazione. This one, 500 rupees. Siamo a casa di Paulson, il più giovane degli otto fratelli e sorelle di Lucy. Tra loro c'è Suor Rosalina, anche lei della stessa congregazione della Provvidenza. Anche Suor Annie viene da una famiglia con nove figli ed è vicina di casa di Lucy e Rosalina. Io ho detto, prima ho detto alla mamma, però la mamma, io ero la prediletta di mia mamma, quindi mamma non voleva mandarmi, quindi non avevo paura, non avevo coraggio.
Io sono entrata in convento in Italia. Sono andata direttamente come ragazza da qui in Italia. Perché quella volta in Italia vocazioni erano meno. Quindi ho chiesto alla diocesi di Ernakulam e alle altre parti se ci sono ragazze buone, perché sentivano che ci sono tante vocazioni in Kerala. Complessivamente i cattolici sono circa il 2% del 1.250.000 abitanti del paese, ma in Kerala sono un quinto dei 35 milioni che lo abitano. Quando entriamo nella parrocchia di Suor Lucia e Rosalina troviamo 1.000 giovani, come sempre in India maschi divisi da femmine, arrivati un sabato per il catechismo. Il Kerala è uno stato con un alto tasso di scolarità. Da qua in molti ingegneri, medici, lavoratori nell'edilizia sono partiti per andare in America, Australia, Sudafrica, Dubai. Lo stesso Paulson, fratello di Lucia e Rosalina, ha lavorato a Dubai per 12 anni. Ogni sera, nella sua casa, si aspetta il ritorno dei tre figli e si prega per un'ora prima di cena. Siamo vicini alla Pasqua e qua per tutta la Quaresima non si mangiano carne, pesce, uova. Il digiuno riguarda anche la televisione che per 40 giorni riposa coperta da un telo. Io quando ero giovane, anche prima di me, anche noi nonni, tutti facevano questa preghiera. Quando ero io giovane, quando ero a casa, più di questo le preghiere erano più lunghe, ancora di più. Adesso hanno un po' corciato. Perché quella, quando ero io a mia casa, a quel periodo, bisognava anche pregare quella preghiera del Sacro Cuore. Ci sono, è lunga questa, tutti con ancora 5 misteri con quello del Sacro Cuore. Anche la mattina pregava, stesso modo. La mattina quando siamo alzati appena, allora tutti siamo insieme, una preghiera insieme. Anche lì è preghiera con un rosario. Cominciavamo a pregare tutte le preghiere di... Perché una volta c'era più, adesso loro, quelle del rosario e più alcune preghiere, delle preghiere della famiglia e preghiera con quella di, con la Madonna, per intercessione di Madonna, un'altra preghiera. Ma tutti i giorni noi preghiamo, senza preghiera non c'è. Anche il mio tempo, quando ero giovane, senza preghiera noi non mangiavamo la cena. Questa era obbligatoria per noi, la preghiera. I cattolici in Kerala sono orgogliosamente legati al cristianesimo siriaco e a San Tommaso Apostolo, che arrivò su queste coste nel 52 d.C. ad evangelizzare queste popolazioni. Sugli altari delle affollate chiese i crocefissi sono due e uno è quello di San Tommaso con la sua forma arrotondata. Noi vediamo questa croce di San Tommaso, si chiama croce di Mar Toma. Mar vuol dire quel rispetto per Apostolo. Noi crediamo questo,
con fede che siamo quelle seguaci di Cristo secondo questo apostolo San Tommaso. Siamo i cristiani, i primi cristiani, e dopo abbiamo cominciato a chiamare cattolici, no? Alfonsa è la prima santa indiana e i due santi indiani canonizzati da Papa Francesco sono tutti del Kerala. I luoghi dei beati e santi sono mete di pellegrinaggi che testimoniano una fede che oggi però fatica a tradursi in vocazioni. Perché una volta nella famiglia anche i genitori si preparano, anche i figli parlavano anche della vocazione. Per seguire Cristo bisogna sacrificare la vita, andare anche nella missione per aiutare i poveri. Tutte queste cose anche nella famiglia noi abbiamo ricevuto. Non dico che completamente ha cambiato tutte queste cose, però ci sono adesso, loro pensano di più anche tutte le possibilità nella famiglia. Prima non c'era, avevamo questa tutta possibilità. Non è che dico questo è l'ostacolo per tutto. Però anche questo anche secondo me. Nel convento di Kottayam, in cui Rosalina è madre superiora, troviamo Princi, sua nipote, direttrice della scuola elementare media poco lontana. Le suore della provvidenza hanno pure aperto un asilo da 8 anni, frequentato anche da bambini provenienti da famiglie indù e musulmane. In India accade spesso che la provenienza religiosa non sia un problema nella scelta delle scuole e quelle cattoliche sono frequentate in Kerala dal 38% della popolazione. Si avvicina la Pasqua e alla Via Crucis della parrocchia che abbiamo conosciuto partecipano veramente in tanti. Io ricordo sempre una casa, una famiglia unita, papà, mamma, noi figli tutti insieme, anche quando ero giovane c'era anche mio nonno. Noi 9 figli, papà, mamma e nonno insieme, eravamo veramente felici. Cioè mamma e papà lavoravano e noi tutti andavamo a scuola, nonno rimaneva qui, c'è la fedeltà della preghiera, fedeltà in tutto.
Sì, anche lavorava tanto. Mio papà ha lavorato fino alla fine, cioè ha vissuto fino ai 94 anni. Però un uomo di buon esempio, sempre sorridente. Cioè mai abbiamo sentito una parolaccia o una brutta parola dal papà o dalla mamma. Mamma portava avanti le cose. Papà lavorava, però sempre portava i soldi dava alla mamma. Cioè mamma sapeva come fare. Prima eravamo andati alle pendici del monte su cui si dice fosse salito San Tommaso. Il luogo è oggetto di una devozione speciale anche di fedeli di religione indù. Cioè per me adesso è il primo posto per la mia famiglia religiosa, cioè nel mio cuore. Io ho amore per la mia famiglia di origine, cioè ho pensieri di loro, però non è che mi prevalga l'amore per la famiglia religiosa, amore per la mia vocazione. Perché per me io ho lasciato tutto, anche la mia famiglia io ho lasciato per Dio. Quindi in Dio io trovo la mia famiglia, però per me primo posto è la mia famiglia religiosa. Per l'ultima colazione in Kerala si fanno le cose in grande, nel senso che un frutto grande così non l'abbiamo mai visto. Può raggiungere i 35 kg di peso. È il jackfruit, che abbiamo mangiato crudo e poi cotto, senza capire se fosse un frutto o una verdura, ma ci hanno detto che fa bene, pieno di fibre. E allora vai con il jackfruit. Siamo ai saluti della famiglia di Lucy e Rosalina. Allora noi siamo andati da Madre Teresa. E lui è qui. Uno dei loro fratelli ci racconta di due figli sposati che vivono e lavorano regolarmente in Italia, nel nord, in fabbrica. Con i risparmi stanno costruendo le loro case qua, vicine a quella del padre. Ci prepariamo a tornare a Calcutta, dove, prima di tornare alla casa delle bambine di Barasat, incontriamo due giovani di Varese, laureate infermiere, che sono venute a fare 3 mesi di volontariato nelle case di Madre Teresa. Caterina e Federica ci raccontano la loro India. Siamo nate e cresciute a Varese e non ci siamo mai mosse. Cioè, siamo giovani, però in realtà siamo anche un po' in ritardo, cioè in ritardo, no? Tanti nostri coetanei sono andati in Erasmus, tanti hanno deciso di proseguire gli studi all'estero. Noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, di avere l'università praticamente a, cioè, un chilometro da casa, neanche per me, perché andavo a piedi. E quindi questo un pochino mi frenava, dicevo, mamma mia, cioè 23 anni non mi sono mai mossa da casa. Poi vabbè, arrivi qui e incontri queste persone meravigliose che hanno una forza, dici, mamma mia, spaventosa. E se lo possono far loro, che magari hanno 19 anni, e prendono, si fanno 6 mesi. C'è una ragazza tedesca, lei farà qui 6 mesi e non ha portato con sé né un telefono né un computer. Uno può dirsi, sei... Oppure una ragazza svizzera che è partita e farà un anno in totale, vabbè, è stata in Nepal, in India, e starà via un anno da sola, e ha 27 anni e dici, cavoli, ma con che coraggio.
Cioè, noi siamo qui insieme, ci siamo sostenute tantissimo. L'India non l'avevamo mai presa in considerazione, poi ci siamo informate un pochino su queste... Sì, io ero più scettica nei confronti dell'India, è stata lei più che ha detto ma no dai, andiamo in India dalle suore di Madre Teresa, ha detto va bene dai, mi fido. E... Anche perché appunto lasciavano questa libertà, cioè mi sono detta senti andiamo giù, vediamo. Se non ci troviamo. Se torniamo qui, no? Io ho frequentato l'oratorio, ho anche fatto l'animatrice, il chirichetto per un po' di anni, però è da... 4 anni che mi sono tirata un po' fuori dalla mia parrocchia perché non mi trovavo più bene. I miei sono credenti, praticanti, e io vado a messa ogni tanto quando sento il bisogno, però... Io, no, vabbè, vengo anch'io da una famiglia cattolica, soprattutto la parentela. Ho fatto per tantissimi anni gli scout nella GESCI, quindi gli scout cattolici. A messa proprio non riesco ad andare, è una cosa più forte di me. Ci credo, però non è... non so, a messa per me. Eravamo andati l'anno scorso nella casa centrale di Madre Teresa e anche allora ci avevano detto di una forte presenza di volontari italiani. La struttura aperta e accogliente è un'internazionale delle buone pratiche. Bisogna però entrare dentro un altro mondo con umiltà. È quello che Caterina e Federica hanno provato a fare. Arrivi, ti presenti, ti chiedono cosa vorresti fare, in quale casa vorresti stare e niente, ti registri, ti danno la medaglietta e basta, non ti chiedono nulla. Poi però sapendo che venivamo dall'Italia e insomma sì, ovviamente è stato quello perché l'atteggiamento verso gli italiani era venite a messa, siete cattolici, credenti, venite a messa, la meditazione. Con gli altri non facevano così, ad esempio con i giapponesi, gli asiatici, non, ma proprio no, per niente. È bello vedere, cioè, questa ragazza giapponese, lei non è cattolica, non crede, lei tutte le mattine va a messa, tutti i giorni va alla... come si chiama? Alla meditazione, alla messia, vabbè. All'adorazione. E lei va tutti i giorni perché dice che la giornata le cambia. Ma anche a noi c'era questa sister Ruth, ci ha visto una mattina e fa ma non vi vedo mai a messa, ma non vi vedo mai alla cos'è, l'adorazione. No. Oltre alla messa c'è un'adorazione che va dalle 6 alle 7 e mezza, tutti i giorni, e tanti volontari vanno. È tipo rosario e poi questa ora e mezza di silenzio e preghiera. E noi siamo andati il primo giorno, eravamo qui da 24 ore il primo giorno. E io mi sono proprio addormentata secca, cioè ero lì appoggiata al muretto, cosa vado a fare? E questa sister Ruth ci ha preso a cuore, ha cercato in tutti i modi di spingerci a messa, ci ha detto ma confessatevi, ci ha riempito di preghiere, di libricini. Sì, un po' anche pesante, cioè fai a mano perché siete peccatrici, quindi qua, wow, cioè accidenti, va bene. Stavamo parlando una sera, eravamo a cena con questi due ragazzi indiani che si sono seduti, si sono messi a parlare un po' con noi, e gli abbiamo spiegato di puri, quindi quello che andiamo a fare dopo nel lebrosario. E sono scoppiati a ridere, ci fanno, cioè siete pazze. Mi ha detto, no, ma guarda che siamo infermiere. Però loro dicono che la malattia è qualcosa, la malattia in questa vita, no? Loro credono ci siano più vite, è qualcosa che ti sei meritato. E per cui quella è la tua condizione. Te lo sei meritato e ci vivi, ci convivi, così come i Rickshaw Man. Se sei a quel livello di cassa è perché nella vita precedente hai fatto qualcosa di male o hai fatto qualcosa di bene, di buono. Quando siamo state a Shishubaman con i bambini disabili ci veniva proprio spontaneo da prenderli in braccio, però erano molto piccoli, avevano qualche mese, tenerli in braccio e magari coccolarli e subito le masci dicevano no, mettilo giù perché qui non si fa così. Cioè lascialo giù se vuoi accarezzalo, ma non fargli sentire comunque il calore. Ed è incomprensibile perché dici ok, sono bambini orfani e ti viene spontaneo. Invece no, devi proprio adattarti a... E far tutto con il distacco. Qui sei a nudo, a casa ci tocchiamo, ci vestiamo.
E poi arrivi qui e praticamente sei in pigiama tutto il giorno, struccato, sudatissimo. Piena di punture. E ti presenti a queste persone, ci parli, ci fai... Cioè, a Varese sarebbe impensabile, no? Esci così come ti svegli la mattina, vai, parli e sei qui con i piedi tutti sporchi. Invece qui è così, cioè, siamo tutti così senza filtri, questo è proprio bello. Tutto allo stesso livello, indipendente dall'età, infatti ce lo diciamo, speriamo di portare a casa anche questa cosa, di proprio questa semplicità. La professione di nurse, infermiera, è la più desiderata dalle ragazze della casa di Barasat. Quando ci torniamo ne abbiamo una prova ascoltando Silpe e Rupali, che hanno da poco fatto la maturità. Le due ragazze sono molto amiche, Silpa è decisa, Rupali meno, ma vuole seguire l'amica. Io voglio fare l'infermiera. Sì, anch'io. They both have a... Entrambe hanno finito le scuole superiori e ora è giunto il momento di uscire e camminare sulle proprie gambe. Le suore mi hanno chiesto cosa vogliano fare le ragazze, cosa possiamo progettare per loro. Le mandiamo all'università o le indirizziamo verso qualcos'altro? Io ho detto l'università, direi di no, perché non hanno interesse a continuare a studiare. Fino alla maturità sono andate avanti con pazienza e hanno dato i loro esami. Ora però vogliono provare a fare qualcosa che gli dia subito un lavoro. Vogliono imparare un mestiere. Se facessero l'università ci vorrebbero 3 anni e poi altri 2 anni per la specializzazione. Non vogliono aspettare così a lungo. Vogliono imparare un mestiere in 2 o 3 anni e poi trovare un lavoro. Non avranno la pazienza di aspettare 5 o 6 anni. Ho parlato con Silpa e lei mi ha detto che vuole fare l'infermiera. Anche Rupali vuole fare l'infermiera, ma solo perché lo fa Silpa. Ma quello che vuole fare veramente non è chiaro. Non ha ancora preso una decisione vera. Devo parlare con lei almeno 1 o 2 volte ancora. Ci dovremo sedere con carta e penna e valutare i pro e i contro di ogni possibilità per vedere quale può essere il futuro migliore per lei. Silpa è sempre stata molto decisa, fin da quando era bambina. Dal primo anno della scuola superiore lei aveva già deciso cosa voleva fare da grande. Mi diceva, voglio fare l'infermiera. Adesso è arrivato quel momento e non ho dubbi, sono sicura che ce la farà. Se investiamo sulla sua istruzione, diventerà sicuramente un'infermiera. Invece, non sono sicura del futuro di Rupali. L'ho detto anche alle suore. Perché fa più fatica a studiare di Silpa. E studiare per diventare un'infermiera le richiederebbe un grande impegno. Quindi, è meglio se ne parlo a lungo con lei, per capire cosa può essere meglio e cosa le possa piacere tanto quanto fare l'infermiera. Perché lei pensa... Se Silpa può farlo, lo posso fare anch'io. Avrà bisogno del mio aiuto per analizzare al meglio le sue capacità, quindi le parlerò la settimana prossima, così possiamo decidere assieme cosa sarà in grado di fare meglio, cosa può portare a termine con successo e quali siano dei traguardi raggiungibili. Rupali ha la testa tra le nuvole, sogna sempre ad occhi aperti. Che quando studia una materia come matematica, lei sta sempre pensando a qualcos'altro. Se sta cucinando pure, pensa ad altro. Se tu le fai una domanda diretta, lei tende a darti una risposta già fatta, senza spontaneità, perché ha la testa altrove.
deve fare un processo in cui si riconnette al mondo reale prima di poterti rispondere sul serio. E questo è quello che le è sempre successo a scuola. Quando gli insegnanti le chiedevano qualcosa, lei non faceva attenzione, pensava ad altro e cadeva dalle nuvole. Fare un lavoro come l'infermiera, a contatto con altre persone, è una cosa molto delicata e difficile. Per cui la sua natura di sognatrice non è adatta a questo tipo di mestiere. Potrebbe anche deprimersi a vedere gente malata tutti i giorni. Potrebbe lasciare il lavoro dopo aver visto dei pazienti in difficoltà. È molto emotiva e distratta. Forse è meglio che faccia la maestra. È anche molto brava a ballare. Canta molto bene. Sa cucire molto bene. Forse è meglio che faccia qualcosa che stimoli la sua immaginazione, così che si possa concentrare sul suo lavoro senza farsi distrarre da tutte le altre cose. Se studierà per fare l'infermiera, avrà sempre altro per la testa. Io le ho consigliato di fare la maestra. Se diventa un'insegnante, non avrà tempo di distrarsi o pensare ad altro. Sarà sempre occupata e poi a lei piacciono i bambini. No time for wondering those stuffs, and she loves children. Rupali è una delle 13 della casa di religione cattolica, ma lei non dalla nascita, si è convertita. Le suore ci spiegano che loro non spingono assolutamente le ragazze a farlo, ma Rupali lo ha fortemente voluto. Rupali è venuta a questa casa nel 2006. Due genitori, papà e mamma, sono morti. Loro sono 4 bambini, un maschio e anche 3 femmine. Allora abbiamo portato tutte e 3 bambine a casa nostra qui. Dopo un certo punto anche abbiamo spaventato così, come che un cambiamento su di Rupali per diventare una persona cristiana. Questo era per noi anche era un abbiamo che surprised perché lei è cambiata così. Allora abbiamo pensato Gesù Cristo si può fare qualunque cosa per una persona. Anche questo è un cambiamento era da giorno e notte, così era un cambiamento. Perché lei non piaceva ai cristiani, io non prego. Per pregare anche lei non pregava tanto. Ma quando che lei è diventata una persona cristiana che completamente ha cambiato il suo modo di fare, vedere le cose, pregare, così. Sempre noi diciamo, quando che loro esprimono, io voglio diventare cristiana, noi diciamo, tu pensi, è lo stesso, anche noi non sposiamo te per diventare una cristiana. Non abbiamo portato te qui per fare una persona cristiana, per aiutarti per diventare una persona buona, per avere un lavoro, così si può vivere bene nella società, per quello che abbiamo portato. Per diventare una persona cristiana voi pensate dopo, prima di tutto voi studiate bene, fate matrimonio, dopo che pensate per diventare cristiana. Mariamma, Marimma, Ma Rupali, la cosa di Rupali era lei ha parlato con padre, parrocco. Lei è andata e ha detto, padre io voglio ricevere il battesimo. Padre ha dato il battesimo e lei è andata avanti così. Quando ero piccola non avrei mai pensato di diventare cristiana. Poi, quando sono arrivata alle superiori, ho detto alla suora che sarei voluta diventare cristiana. Allora lei mi ha detto, prima studi e finisci il terzo anno di liceo. Ho continuato a pensare di voler diventare cristiana. Poi l'ho detto al parroco, io voglio ricevere il battesimo. Allora lui mi ha aiutata e alla fine del terzo liceo mi ha battezzata.
Si avvicina la Pasqua e tornano a casa per qualche giorno le ragazze che le suore hanno mandato a studiare in delle scuole collegio a qualche ora da Barasat. I motivi sono diversi, ma spesso ci vanno le bambine e ragazze più vivaci, di solito con ottimi risultati, perché studiano meglio e imparano con più facilità l'inglese. E loro non vogliono andare a studiare fuori di questa casa. Ma questa casa noi mandiamo a studiare fuori perché troppa amicizia che creano, dopo loro non studiano bene, per quello che noi mandiamo loro a studiare fuori, quelle che studiano bene, che vogliono diventare dottore, anche un ufficio più migliore. Una di loro è Nandini, 15 anni, che ritroviamo molto cresciuta rispetto allo scorso anno. She was growing. Stava diventando grande e ha cominciato ad avere tanti amici maschi a scuola. Le facevano la corte. Cominciavano a circolare voci su di lei tra le altre ragazze. And she was also getting distracted. Nandini ha cominciato ad essere distratta e a fare sogni che non sono quelli adatti ad una ragazza della sua età. Era entrata in una fase tipica dell'adolescenza. That phase came in her mind. Quando che crescono è un po' pericoloso, perché ci sono tanti ragazzi. Ha solo 15 anni, ma quando una ragazza vive in una casa protetta come questa e succede che i ragazzi della scuola le cominciano a dire che è molto carina, intelligente, che sono innamorati e vorrebbero sposarla, questo certamente crea una distrazione. Yes, I like stay here, but... Mi piace stare in questa casa e ho molte amiche, ma non riuscivo a studiare bene. Allora sono andata al collegio e là studio bene. So, studying, they are good. And she's a very bright child. Lei è una ragazza molto intelligente e sveglia. È l'unica ragazza qui nella casa che sta facendo il terzo anno delle scuole superiori e quindi farà l'esame finale da sola. E allora le ho chiesto: vuoi continuare nella scuola qui o vuoi andare al collegio? Perché queste cose stanno creando continue distrazioni nella tua testa. E tu non riesci più a concentrarti nello studio. Dimmi cosa vuoi fare ed io parlerò alle suore. Dobbiamo metterci d'accordo. Lei mi ha risposto: sì, è vero, sono distratta. Ogni giorno a scuola tutti mi prendono in giro perché sono corteggiata da questo o quell'altro ragazzo. Ed è vero anche che per questo non riesco a studiare bene. Allora ho detto alle suore che Nandini non era sicura sul da farsi, ma se la volete mandare al collegio a lei va bene, altrimenti si adatterà alla situazione. Le suore hanno detto a Nandini: ti mandiamo in collegio per 2 anni dove potrai studiare e prenderai bei voti. Durante le vacanze puoi tornare qua alla casa. Che ne pensi? Nandini ha detto che le andava bene così. When first time I go boarding. All'inizio non mi piaceva quello che c'era da mangiare in collegio. E piangevo sempre perché volevo tornare qua. Ma adesso mi trovo bene. Now okay. And she is very adjusting. Si sta abituando alla vita nel collegio. Ha già fatto molte amiche lì. Ma sicuramente a lei manca molto questa casa. Le manco io, le mancano le suore. Le mancano le altre ragazze. Le manca la sua stanza e il suo letto. Le manca tutto. She misses her room, her bed. She is missing everyone. Ma è matura abbastanza per capire che sono solo 2 anni e sa che dopo tornerà qui. After 2 years I'll be back. Mi piace tanto tanto stare qua. Perché ti piace stare qui? I have in there I have a very very Mi mancano molto le suore e le mie amiche. Quando sono qua mi diverto molto. All time I am smiling and funny, anything enjoy. Per questo mi piace la casa. She's very smart, she's very intelligent. Nandini è molto intelligente. L'ho detto anche alle suore, così come risulta da tutti gli esami e i test che fa a scuola. Sarebbe stato un peccato se fosse rimasta in questa scuola dove si distraeva facilmente.
Ci sarebbero state ancora più voci su di lei e prima o poi questi pettegolezzi si sarebbero materializzati in un ragazzo preciso. E la reputazione di Nandini ne avrebbe risentito, distraendola ancora di più. È meglio che sia andata in collegio e che torni qui solo durante le feste. Inoltre, al collegio ha trovato una scuola migliore e molto più competitiva. E lì non è più la migliore della classe, ma deve confrontarsi con altre ragazze, anche più brave di lei. Se fosse rimasta qui, non sarebbe migliorata per niente, perché la scuola pubblica da queste parti non è eccellente. Quando ero piccola volevo diventare un medico, ma il sangue mi fa impressione. Quindi ora penso di fare l'infermiera o la maestra. अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियां चूम लूं या रो दूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा. Nandini è amata dalle bambine più piccole perché si dedica a loro, ma anche le grandi la riconoscono come una leader naturale. All the children like her. Nandini piace a tutte le bambine. Un leader non può essere un leader senza avere un seguito. Le bambine l'hanno fatta la loro leader dicendole che l'avrebbero seguita qualsiasi cosa lei avesse detto. La stessa cosa con Rahima. Le vedono come modelli da seguire e imitare. Looking up to her, yes, we should follow them and be like her. Le bambine le hanno elette leader, non noi. Tutte adorano Nandini e quando lei arriva qua vogliono starle vicino tutto il tempo perché sanno che poi lei dovrà presto tornare in collegio. Quando Nandini è partita per il collegio, tutte le bambine piangevano. Sembrava fosse un matrimonio indiano in cui la famiglia della sposa è in lacrime vedendola andare via. Anche le suore piangevano a dirotto. Why are you going? Anche Nandini piangeva, ma ora sta bene. But now it's happy. I do one job. Prima voglio trovare un lavoro e poi penserò al matrimonio. Su Nandini le suore della provvidenza di Barasat puntano molto. Se vorrà, l'aiuteranno a proseguire gli studi all'università. Tra le grandi della casa, Shipra, la psicologa, ci parla di Rahima e Nasima, altre due ragazze che tra un anno faranno la maturità. Rahima è molto carina, sempre vestita bene, educata e sempre sorridente. Bye! Nasima! Nasima, invece, è completamente dipendente da me e dalle suore. E mi dice che qualsiasi cosa io pensi possa andare bene per lei in futuro, lei sarà contenta di farlo. Aveva molti complessi sul suo aspetto e incertezze sul suo modo di apparire e vestirsi. Ma ora è più sicura di sé. Se le parlavi 6 mesi fa, capivi che era in crisi per la sua immagine. Ma dopo che ne abbiamo parlato assieme tante volte, ora ha più confidenza in se stessa. Il fatto di essere nella sua testa meno attraente delle altre ragazze, ora sembra essere meno importante. Lower down to a great extent. Per le piccole donne della casa si comincia ad aprire il cancello sul futuro. Non è semplice in generale, ma in India ancora meno, anche se l'economia del paese è quella che cresce di più al mondo. Pesa la divisione della società in caste che continua a vivere. Pesa la condizione della donna in India, al primo posto al mondo per matrimoni tra minori, che non ha una specifica legge sulle molestie sessuali e dove il 70% delle donne hanno subito queste violenze nella stessa famiglia. I joined this place in 2012. Sono arrivata in questa casa nel 2012 e sono quindi passati 5 anni. In questo tempo ho visto le ragazze crescere tantissimo. E dentro i prossimi 10 anni molte di loro saranno sposate e torneranno a trovarci con i loro figli. And we'll come with our children. Ma a quel punto saranno contente
perché verranno solo a fare visita e non ad affidare i loro bambini alle suore. È capitato che per 2 settimane io non sia potuta venire qui alla casa. Lo avevo detto alle suore, ma non alle ragazze. E le suore si sono dimenticate di dire loro che ero fuori città per un breve periodo e non sarei potuta venire ad incontrarle. Quindi le ragazze si chiedevano dove fossi e pensavano che non sarei venuta mai più. Io ho sempre detto loro: se un giorno in cui non posso venire voi volete confidarmi delle cose, potete scrivermi una lettera che io poi leggerò al mio ritorno. Io non sono mai qua tutti i giorni, ma in quel caso mi ero proprio assentata per un periodo più lungo. Dopo 15 giorni sono tornata e non avete idea di quante lettere ho trovato. Beh, mi avevano scritto tutte 43 le bambine. Quel giorno ho capito definitivamente quanto io sia importante nella loro vita. Il lavoro di Shipra, la psicologa, non è semplice, ma l'esempio della sua stessa vita, conosciuto dalle ragazze, viene a loro ripetuto come possibile riscatto dalla chiusura in caste della società indiana. Quella psicologa parlava del suo marito, pensa, e lui era proprio da marciapiede, non aveva nessuno, lui, non erano genitori, nessuno vuol dire nemmeno un fratello, nemmeno una sorella, io ho capito quando mentre parlavo con loro, no? Perché ho conosciuto anche lui quando era a Salem dove, con le Don Bosco, quelle dei Salesiani, conosciuto in senso che non personale, però io lavoravo lì i primi periodi. Per esempio anche loro lì, lui non sapeva nemmeno quando, come sarà il suo futuro, però è arrivato il futuro bello. Oggi nessuno dice lui è da lì, ma lui parla di questo, no? Se noi arriveremo con un bel suo futuro, e lì non troverà grandi problemi anche per queste nostre ragazze. Per quello noi cerchiamo di dare l'educazione finché loro possono si arrivare. Sì, perché lei viene, ascolta. Tante cose le bambine non dicono a noi, ma loro dicono a lei. Allora che fa una... che butta via, no? Tutta l'attenzione, tutto questo che parlano a lei e buttano via anche lei che aiuta. Se non aiuta tanto anche loro parlano, allora che anche lei ascolta, così che un po' crea una situazione anche in mente che liberano. Le ragazze che vengono da situazioni familiari difficili vogliono sposarsi e sognano di crearsi una famiglia stabile e diversa da quella da cui provengono. Loro vogliono un marito, qualcuno che le voglia bene e su cui possano contare, avere una casa, dei bambini. Questo è il loro sogno, ma è anche quello di tutte le ragazze, solo che qua, in India, arriva prima che altrove. Per cui, quando una ragazza non va bene a scuola e non vuole studiare tanto, la famiglia comincia subito a pensare al suo matrimonio, a cercare un bravo ragazzo per lei. Questa è la cultura in India e tutti sembrano essere felici così. In questo paese molte ragazze che non studiano abbastanza finiscono per sposarsi giovanissime. Il matrimonio dopo la scelta del lavoro è un traguardo scontato, ma quello che è meno scontato per noi è quello che ci dice Suor Rosalina a proposito dei matrimoni combinati. Io non sono contraria di questa, perché forse l'esperienza che ho avuto nel mio paese, cioè quelle combinate sono tutte, sono rimasti fedeli. Quelle che scappano o quelle che trovano da soli, cioè non durano tanto. Cioè forse con motivi emozionali e così, perché forse conosciuta nella scuola e poi ci sono problemi, poi non riescono più a distaccarci e quindi tante volte abbiamo visto che è un fallimento. Questa è l'India e per entrarci dentro dobbiamo farlo togliendoci i nostri occhiali. It's India. The only reason it's India. Questa è l'India. Because in India, l'unica spiegazione è che questa è l'India. We have got our own cultures. Abbiamo la nostra cultura.
i nostri valori, le divisioni del sistema sociale che tengono le ragazze chiuse in una bolla. Come insegnano le stesse suore, in India bisogna andare oltre le proprie convinzioni, la propria fede. Suor Rose ci racconta della celebrazione di un matrimonio indù organizzato da loro nella casa delle bambine di Calcutta. Comunque lei era la prima ragazza, prima bambina per noi. Sì, facciamo il suo matrimonio come una festa. C'erano due motivi per questo. Questa aiuta le altre bambine per dare una motivazione, sì, noi anche sì, arriviamo a questa situazione come una famiglia. Lei è anche un'orfana, una insegnante della nostra scuola. Lei è venuta e ha preso il posto della sua mamma, perché la mamma deve fare digiuno tutto il giorno. Questa è stata un'esperienza molto forte per me. Un'altra, come io, come una suora, abbiamo riuscito a fare questa, con l'aiuto dell'altro anche. I riti della Pasqua nella casa delle bambine sono osservati con cura dalle suore e le bambine li conoscono bene. Le bambine sono già preparate che viene la festa. Loro piacciono per fare tutte le cose. Puliscono attorno tutte le cose che mettono, vestono bene. Anche loro sanno che preparare nella cucina certi cibi particolari. Tutte loro vengono, loro non vanno in nessuna parte per giocare quel giorno. Che vanno attorno e rimangono anche insieme, noi mangiamo, anche noi spieghiamo a loro perché noi celebriamo questa Pasqua. Le celebrazioni sono tanto un grande momento per noi nella casa di Providence Home. La casa sarà un ambiente, sarà un po' sollevato, siamo contenti che viene la festa. Anche le bambine cristiane, hinduisti, musulmani. Tutte le celebrazioni di musulmani, hinduisti, anche di cristiani, che noi sentiamo che come viene la festa, anche noi viviamo insieme. Un momento di gioia. Il giovedì santo, il pane spezzato e diviso prima di andare alla messa. Si colorano le uova in mancanza di quelle di cioccolato. Come sempre alla funzione partecipano ragazze musulmane e indù come le cattoliche. È sera e ci vanno le più grandi. La chiesa, come la casa, è vissuta come un luogo in cui la religione significa accoglienza, appartenenza, al di là delle differenze. Giovedì Santo, il Signore che lava i piedi dei discepoli, perché lui ha lavato i piedi
discepoli per farci vedere, per servire tra di noi anche l'umiltà di Gesù Cristo, di andare giù così. Anche bisogna noi aiutare tra di noi, anche amare tra di noi come Gesù Cristo ha insegnato. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night, Susanna. Venerdì Santo a Barasat è vissuto dall'alba camminando. Ci sono tappe che disegnano un percorso attraverso le chiese e le case delle congregazioni religiose della zona a ridosso di Calcutta. È così che la piccola folla a mano si ingrossa ed è così che si apre il cancello della casa delle bambine. Dopo una breve preghiera si uniscono ai marciatori le suore e le ragazze più grandi della casa della provvidenza. E venerdì santo anche loro, le ragazze, tutte vanno per camminare. Ma abbiamo detto non andare le piccole anche vogliono andare, ma ha detto non andate. Hindu, muslim, cristiano, tutte vanno per camminare presto mattina. Se noi non andiamo le suore, loro dicono noi andiamo. Se voi non venite non c'è nessun problema, noi andiamo. Così loro prendono iniziativa anche loro vanno. Il corteo sembra a tratti una manifestazione politica, per come noi siamo abituati a conoscerle. Canti, preghiere, ma anche testimonianze scritte e gridate di una fede che in questi luoghi rimane non solo minoritaria, ma anche rivoluzionaria, per capirci. Ama il tuo nemico, recita un cartello. Nel piccolo mare di novizie, suore e parrocchiani della chiesa che abbiamo conosciuto, si alzano cartelli che dicono che oggi non è un giorno qualsiasi. Ai lati del corteo, i paesi attraversati si svegliano e capita di incontrare sguardi che si interrogano sulla natura di questo corteo. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. C'è chi come Nasima, musulmana, e Suor Rashmi hanno deciso di percorrere a piedi nudi la strada e chi avrebbe voluto proseguire oltre.
ma dopo 3 ore il corteo si interrompe e le ragazze sono felici ed eccitate di averci partecipato. Alla messa della domenica di Pasqua delle 8 del mattino partecipano quasi tutte le ragazze della casa, solo un paio non vengono, perché come sempre non è obbligatorio farlo. Quella di Pasqua è una messa più lunga del solito. Poi il giorno loro vestono benissimo, ho capito cose che mettono, noi diciamo fate qualunque cosa volete, allora loro mettono benissimo, vanno per la messa nella parrocchia. Anche loro cantano, pregano, anche c'è anche una responsabilità la parrocca adatta per le ragazze, la vanno a cantare loro anche. Questo è un momento molto importante per loro, qualunque festa. La giornata di festa è anche la nostra ultima in India per questa volta. Nel pomeriggio le bambine tirano fuori i costumi delle grandi occasioni che già avevamo visto lo scorso anno. La preparazione dello spettacolo di danza che sta per avere luogo non è roba di un giorno o due. C'è un maestro di danza che viene regolarmente nella casa una volta alla settimana. La sua lezione ha qualcosa di comico. Ma solo perché la nostra cultura in materia è limitata ai balletti di Ballando con le Stelle. In India la danza, come il canto, sono materie fondamentali e a noi le ragazze sembrano di una bravura straordinaria. Ma non solo le ragazze. Aspettate qualche minuto per capire di cosa stiamo parlando. শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 Questo ragazzo che vedete si chiama Varun, non fa il ballerino professionista, è un seminarista e con il suo amico, pure in seminario, vengono nella casa di Barasat una volta alla settimana per giocare, parlare con le ragazze. Questa è l'India, direbbe Shipra, la psicologa. Ci vediamo l'anno prossimo, quando torneremo ancora nella casa delle bambine di Calcutta. La storia di Nandini, Raima, Silpa, Rupali e le altre continua. Selfie, 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 sel